Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a questa puntata della trasmissione dedicata al progetto Tama Freget Mia, che è un progetto finanziato dal Comune di Brescia e gestito dalla cooperativa Il Mosaico, che ha lo scopo di prevenire le truffe agli anziani. L'obiettivo di questo progetto è quello di rendere appunto gli anziani più sicuri, più protetti e soprattutto più informati. Infatti siamo qua per sensibilizzare rispetto al tema, perché è un fenomeno ancora purtroppo poco dibattuto. Oggi abbiamo qui con noi Daniele Ceresa, presidente di Non Solo Pensionati Brescia, che è un'associazione appunto che ha ideato un format molto interessante che poi appunto il signor Ceresa ci racconterà. Poi abbiamo il professor Giorgi, che è psicoterapeuta e vittimologo, con cui andiamo poi ad affrontare come questo tipo di format può essere positivo nella iniziativa di prevenzione delle truffe agli anziani. Appunto, dicevo che uno degli obiettivi di questo progetto è quello di informare, ma soprattutto di dare degli strumenti che possano appunto servire come primo fattore o comunque primo elemento di prevenzione di quella che potrebbe essere una potenziale truffa nei confronti degli anziani. Quindi partirei direttamente dando la parola appunto al presidente di Non Solo Pensionati, che è un'associazione chiaramente di Brescia, e gli chiederei di appunto raccontarci come è nata e di cosa si occupa questa associazione. Buongiorno a tutti, grazie. E comincio ringraziando Marta Benedini del Mosaico, il Comune di Brescia e naturalmente WTV con Azra Shani e racconto cosa siamo. Praticamente la nostra associazione è nata nel 2008, alla fine, fondata da me e altri due soci. Oggi siamo oltre 200, dovremo contarci dopo la pandemia, perché purtroppo qualche problema ce lo ha creato. La sede in Brescia, in via La Marmora 90, e viviamo di aiuti esterni. Praticamente il nostro scopo è di migliorare la qualità di vita degli anziani e delle loro famiglie a costi minimi. Una volta in pensione, l'anziano viene escluso dalla vita attiva, sociale, produttiva e tecnologica, e questo è veramente grave. Il nostro obiettivo è far sì che gli anziani restino in gioco, e quindi in relazione con il mondo, con un ruolo attivo, informato, partecipato e in evoluzione. Cioè, non vogliamo essere fuori dal mondo. E durante la pandemia abbiamo fatto tante cose, praticamente tramite Skype ci siamo collegati, abbiamo fatto corsi di informatica, commento di libri di premi Nobel, studio della Costituzione, abbiamo studiato la domotica con Valerio, l'inglese con Rosaria, il teatro con i registi Vittorio e Rosanna, e abbiamo fatto insomma tante cose. In più sviluppiamo attività di cammino con l'ATS, che ringrazio, grazie a Graziella. Facciamo la musica con Walter e con la fisarmonica di Ada e ci troviamo mensilmente, purtroppo nella pandemia abbiamo dovuto fermarci. Il 2 ottobre di solito facciamo la festa dei nonni, ma quest'anno, l'anno scorso l'abbiamo saltata, speriamo quest'anno. E poi la prevenzione truffe e ludopatia. Parlo prima della ludopatia per chiudere l'argomento. La ludopatia è un tema difficile, anche su questo lavoriamo con la sensibilizzazione e con la prevenzione, perché purtroppo colpisce molte famiglie e molte persone con questa dipendenza. Il problema delle truffe, a questo punto, se Asia vuole farmi qualche altra domanda, se no vado avanti così. Sì, appunto, parliamo oggi di truffa agli anziani e quindi di quegli strumenti che possono in un qualche modo essere d'aiuto per la prevenzione. Non Solo Pensionati ha ideato un format che è basato sui racconti e sulle narrazioni che poi vengono messi in scena. E quindi le chiederei di parlarci di questo format e di come è nato e qual è l'obiettivo che si pone. Sì, allora prima faccio una piccola premessa. Il danno, la truffa è un danno grave, ma non solo perché si perdono degli oggetti che hanno un valore economico, e non solo perché questo valore economico è anche affettivo,
perché magari la signora vedova che si conservava la fede, che gli ricordava e che ogni tanto guardava lucidandola, ricordandosi il matrimonio con il marito, si perde anche dei ricordi, quindi valore economico ma valore di ricordi. E poi il grande problema è che la gente perde fiducia in se stessa dopo aver subito una truffa, perché prima la sottovalutano l'estrema astuzia dei truffatori, che sono bravissimi, bravissimi non in senso malefico, ma sono estremamente abili e vengono sottovalutati. Quindi prima sottovalutano e poi si sentono colpevoli, si sentono incapaci perché non sono riusciti ad affrontare la situazione, e in qualche caso in Italia sono arrivati a depressione e sono arrivati anche a suicidio. Quindi le conseguenze psicologicamente, poi lo dirà il professore molto meglio di me, sono estremamente, in alcuni casi estremamente gravi. In più, l'anziano ha un atteggiamento accogliente, vista la sua solitudine, e questo fa sì che chi arriva dall'esterno sia visto con interesse. C'è persino una persona che gli ha regalato una brioche dopo la truffa. Importanza del format. Allora, il nostro format è stato studiato apposta su questa situazione. Abbiamo realizzato un tour nella provincia di Brescia con circa 100 rappresentazioni. Parliamo di comuni di Brescia, parliamo di parrocchie, parliamo di istituzioni varie. Abbiamo consegnato 30.000 passaporti antitruffa, che sono questi qua, che rappresentano un po' con delle vignette la situazione di quello che avviene, no? E che ricordano a memoria. È stato appoggiato da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, comuni della provincia, giornali, forze dell'ordine, che ci accompagnano sempre, la questura o i carabinieri o la polizia locale o anche tutti a volte, insieme alla 2A all'inizio, eccetera, ci hanno sempre accompagnato. Allora, il format come funziona? Praticamente c'è un commento che porto avanti io, dove cerco di coinvolgere le persone, per cui faccio domande al pubblico, le faccio partecipare. Poi c'è un'interazione, quindi c'è un'interazione con il pubblico. Le scene teatrali che si susseguono e si alternano, cioè abbiamo commento e scene teatrali, le scene teatrali sono divertenti e anche in dialetto, quindi vicine alla situazione dei nostri spettatori. Alla fine, il commento delle forze dell'ordine chiude anche un po' il tutto, nel senso che insieme alle autorità locali viene anche un po' completato il discorso. Durante la rappresentazione, gli spettatori si identificano con i nostri attori, partecipano attivamente, si divertono e addirittura li incitano a difendersi. Quando arriva il truffo, attento che sta entrando, sta facendo, non ti fidare. I nostri attori, che sono Vittorio, Gianna, Maurizio, Rosanna, Eraldo, Giovanni, recitano con empatia, li coinvolgono nelle varie fasi. Le truffe sono tutte realmente accadute e dirette da Rosanna, la nostra regista. Praticamente lo spettatore rimane preparato. La nostra è solo prevenzione, però la prevenzione è importante. A questo punto cosa ci troviamo? Una situazione quando escono, che vengono al rinfresco, e intervistano direttamente gli attori, scambiano le loro opinioni, ci raccontano le loro eventuali esperienze e per un po' di tempo rimangono veramente preparati, attenti. Poi purtroppo il tempo cancella un po' i ricordi. E noi siamo stati chiamati da diversi comuni anche per ripetere, magari a distanza di un anno, e gli spettatori erano presenti, magari non gli stessi, oppure anche parte di quelli già venuti, ed erano contenti di partecipare. Quindi la situazione ha funzionato
positivamente, sono stati veramente tanti quelli che sono venuti e che abbiamo raggiunto, ripeto, oltre 100 spettacoli, sicuramente hanno dato una comunicazione importante. I truffatori faranno un po' più fatica, però purtroppo non li possiamo fermare, nel senso che esistono letto tracce nell'antica Roma di truffe avvenute, quindi non possiamo pensare di eliminarli, però possiamo rendergli la vita più difficile, far sì che gli anziani siano più attenti, più pronti a rispondere. E questo direi che è il nostro obiettivo. Non possiamo eliminare completamente la truffa, ma possiamo sicuramente contenerla e aiutare gli anziani a fare faticare molto di più questi furboni che trovano più porte chiuse, che trovano più persone che non accettano di farli entrare liberamente in casa, che coinvolgono i loro vicini, come noi consigliamo, che dicono: vabbè, io non la conosco, aspetti che chiamo il mio vicino, che li minacciano dicendo: c'è mio figlio di là che sta dormendo, che è un carabiniere o che è un poliziotto, e facciamo piano, non svegliamolo. E insomma, gli insegniamo tutta una serie di trucchi che sono utili a ottenere così. Di fermare, di scoraggiarli, di mandarli via. In più gli chiediamo anche di osservarli con attenzione, di essere in grado di descriverli alla polizia quando poi dovranno fare la denuncia, che deve essere fatta, perché alcuni anziani si vergognano, sentono di essere loro i colpevoli e invece non sono loro i colpevoli, loro sono semplicemente vittime. E quindi la denuncia va assolutamente fatta, ma circostanziata. E quindi gli insegniamo anche a osservare bene i particolari, a segnarseli subito: era alto, era basso, era biondo, era moro, era. In modo tale che la polizia riesca più facilmente a individuarli. Ecco, questo è un po' il detto a grandi linee. Alla fine noi ci troviamo con un rinfresco e lì gli anziani partecipano ancora perché alcuni raccontano, fanno fatica, ma raccontano quello che gli è successo e purtroppo non sono pochi quelli a cui è capitato questo brutto incontro. Anche perché, ripeto, sono veramente spesso soli e questo è il messaggio da dare. Non lasciamoli così soli, perché quando uno è solo e gli suona la porta qualcuno, in quel momento per lui è un'occasione di vita, quindi è un grande momento per poter parlare con qualcuno, quindi sono felice. Ecco, questo così a grandi linee, non Ma a vorrei avere. proposito di racconti, appunto si diceva che il format nasce da un insieme di testimonianze oppure commenti oppure appunto racconti, ma i racconti da dove provengono, da chi? Nel senso, sono gli anziani stessi che vi hanno raccontato le loro esperienze, quindi sono storie vere? Questa domanda la faccio proprio perché, e se ne dibatterà e se ne è dibattuto in varie puntate, purtroppo talvolta gli anziani hanno una difficoltà particolare a raccontare quello che hanno subito per anche un senso di vergogna. Quindi appunto il format si basa su storie vere? Certo, la nostra regista che collabora con lo sportello del comune per le vittime di truffe, oltre ad altre cose che ci hanno raccontato tutti i nostri spettatori, eccetera, sono state la fonte di ispirazione. Tutte storie vere, tutte tratte dalla realtà, tutte realmente avvenute, anche se la realtà a volte è meno credibile della finzione, perché la realtà è molto, molto varia, molto, molto diversa da quello che ci si aspetta. Grazie per questa testimonianza. Sicuramente il fatto di trovarsi in un luogo, come appunto diceva lei, nel rinfresco successivo alle vostre scenate appunto teatrali, aiuta l'anziano a sentirsi parte di qualcosa e magari appunto a raccontare quello che ha subito.
qualcosa che in precedenza magari non riusciva a raccontare. Proprio a proposito del racconto, vedete in sovraimpressione il numero, la linea telefonica dedicata a questo progetto, che è 030-297-7556, appunto una linea telefonica che è sempre disponibile per chiunque abbia bisogno di chiedere aiuto, non necessariamente a seguito di truffa, ma anche semplicemente in una situazione di insicurezza o paura rispetto all'essere potenzialmente vittima di truffa. È una linea appunto sempre disponibile, quindi non esitate a contattarci. Inoltre, una cosa interessante di cui parlava Daniele Ceresa è il fatto che le forze dell'ordine alla fine di questi appunto spettacoli teatrali intervengono. Questo è un fattore molto importante, ne parlavamo nella prima puntata con il sindaco di Brescia, in quanto spesso la polizia locale nello specifico non viene identificata come il primo interlocutore come sentinella per appunto riuscire ad intercettare queste situazioni. Con il progetto Tama Freget Mia noi ci rechiamo con la polizia locale e i nostri professionisti anche nei mercati cittadini, proprio per far passare il messaggio che qualcuno che pensa alla sicurezza dei nostri anziani c'è, qualcuno formato e professionista, ma soprattutto che la polizia locale non necessariamente è lo strumento di punizione e sanzione, ma anche uno strumento e appunto un interlocutore che possa ascoltare in un qualche modo dare un senso di protezione maggiore. Questo format è sicuramente importante, come ci diceva appunto il presidente di Non Solo Pensionati Brescia, è uno strumento attraverso cui dare degli accorgimenti o comunque parlare di quelli che sono i fattori di allarme che possono portare l'anziano a sentirsi insicuro o comunque che possono in qualche modo aiutarlo nella prevenzione alle truffe. Ed è anche una forma d'arte che è importantissima sicuramente, soprattutto nella vita dei nostri anziani che magari appunto essendo pensionati dedicano la loro quotidianità ad altre attività e tra queste appunto potrebbe esserci l'arte. La numerosa partecipazione a questi spettacoli, come ci diceva Daniele Ceresa, sicuramente è una conferma di questo. E a proposito dell'arte come strumento di prevenzione, chiederei al professor Giorgio di parlarci del fatto, cioè di quali sono le implicazioni o di quanto può essere importante utilizzare l'arte come strumento di prevenzione, soprattutto in un fenomeno come quello della truffa agli anziani. Sì, intanto grazie a Daniele Ceresa perché oggi ci ha raccontato quello che in vittimologia è l'ABC, cioè una protezione della qualità della vita dell'anziano, sia in termini preventivi che in termini di presa in carico. Credo che andrebbe ancor più chiesto a Daniele Ceresa come rafforzare questo passaporto antitruffa, come divulgarlo, e spero che ci sia a più presto la possibilità di continuare e ricominciare le attività dopo il Covid. Sicuramente mi viene alla mente subito quello che è la scritta sul Teatro Massimo di Palermo. Sul Teatro Massimo di Palermo, proprio all'ingresso, all'ingresso del teatro, c'è questa dicitura: l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita, vano delle scene del diletto ove non mira a preparare l'avvenire. Cioè, l'arte non è un accessorio secondario, così come non lo è nello specifico il teatro. In quel momento intanto ci prepara all'avvenire, cioè ci dà la possibilità di pensare e progettare il futuro, quindi ti deve preparare culturalmente. Ma quello che è importante in questo spaccato relazionale del teatro, di quello che fa Daniele Ceresa e l'associazione, è che in quel momento, come ha detto ben lui, c'è una identificazione con i personaggi. Cioè c'è una messa in scena relazionale non solo di aspetti cognitivi, del ragionamento, del pensiero, ma di identificazione affettiva ed emotiva con i personaggi. Quindi un coinvolgimento così profondo, così intenso, attraverso anche l'attivazione di sistemi neurofisiologici come i neuroni specchio, che sono il fondamento neurobiologico dell'empatia, quindi dell'entrare in relazione con l'altro, che intanto fa un lavoro importantissimo di mantenimento delle autonomie dell'anziano, della
vigorosità affettiva e relazionale dell'anziano, e poi c'è anche la possibilità profondamente relazionale di entrare nei panni dell'altro, quindi entrare nei panni di chi ha subito la truffa, di chi ha subito il danno, ma anche nella possibilità di entrare e mettersi nei panni del potercela fare, che quello è l'elemento fondamentale. Io credo che questo aspetto del teatro, della riproposizione di elementi scenici con il quale l'anziano o l'essere umano comunque si identifica, è sicuramente la strategia importantissima da mettere in campo. Anche perché, diciamocela tutta, l'altro elemento è il gruppo, perché tutto ciò avviene in gruppo e il gruppo mi va a prevenire l'isolamento sociale. E l'isolamento sociale, abbiamo detto poco fa, è uno degli elementi che ti mettono più a rischio nel subire la truffa. Infatti, sia per quanto riguarda la ludopatia per l'anziano che per le truffe nell'anziano, è l'isolamento sociale spesso fattore di debolezza. Nella ludopatia noi abbiamo assistito molto spesso all'anziano che gioca non perché ha bisogno o c'è una dipendenza, ma perché questo lo aiuta a stare dentro luoghi di socialità. Il tabacchi, il bar, lo slot, molto spesso l'intento dell'anziano è parlare, è aprirsi, è trovare qualcuno che l'ascolta, ed è assolutamente vero. Poi c'è il problema della dipendenza dal gioco, ma il gioco inizialmente viene utilizzato per mettersi in sintonia e sentirsi con l'altro, non sentire solamente la solitudine. E l'altro elemento che diceva Daniele Ceresa è sicuramente che uno dei fattori di aumento delle truffe è che l'anziano, se vede qualcuno e c'è qualcuno che vuol parlare con lui, si apre, proprio perché c'è quella condizione di cui parlavamo prima dell'isolamento sociale societario, comunitario. Poi ovviamente non sto qua a sottolineare le altre cose profondamente importanti di cui ha parlato Daniele Ceresa, cioè dell'altro fattore di potenziale sviluppo della vittimizzazione, che è quella della vittimizzazione culturalmente condivisa, cioè di una condizione dell'anziano che lui ha sottolineato poco fa, che quando va verso l'anzianità e quindi non lavora più, perde quell'attivismo individuale, ma che anche la comunità gli dà, e quindi l'anziano si sente incapace e soprattutto inutile, quindi c'è tutta la condizione della inutilità. Allora questo lavoro che loro stanno facendo deve ritornare a essere patrimonio sempre più importante per le comunità, connesse poi ovviamente alla possibilità che l'anziano nella narrazione possa trovare lo sprint per liberarsi dalla vittimizzazione, e trovare anche nello sportello cambiamenti, col numero che tu poco fa hai citato, di poi adesione a un percorso professionale che non riguarda più la dimensione di volontariato. Ma in queste condizioni le associazioni di volontariato, in questo caso l'associazione Non Solo Pensionati, sicuramente è il gancio, sicuramente è un fattore da proteggere, perché protegge dalla truffa e protegge in maniera egregia, da come io ho ascoltato il racconto di Daniele Ceresa nella sua sintesi. Parlava prima di identificazione appunto con i personaggi che interpretano delle storie reali, come ci diceva Daniele Ceresa, ma secondo lei quale potrebbe essere il ruolo, o nello specifico potrebbe avere effetti positivi il fatto che siano gli stessi anziani a interpretare la loro persona? Certo, potrebbe essere, allora generalmente lo può essere, nel senso che capovolgendo, no, da soggetto passivo a soggetto attivo la vittimizzazione, io mi riapproprio del mio senso di sicurezza, di protezione, soprattutto di efficacia, cioè so che adesso posso liberarmi, so che adesso posso essere capace di fare qualcosa, di aiutarmi e di aiutare gli altri. Bisogna calibrarlo rispetto ovviamente a percorso poi più strettamente terapeutico. Non è consigliato farlo subito se ci sono dei disturbi come la depressione maggiore o il disturbo post-traumatico da stress,
o altri disturbi, ma generalmente siamo sulla depressione maggiore, disturbo post-traumatico da stress. Vero è che ha un effetto abbreviativo anche, no? Nel proprio il teatro ha quella, inizialmente ha sempre avuto quella possibilità, cioè di abbreviativo, ma questo non va poi a diminuire la sintomatologia. Ti aiuta a metterti nella posizione di attivo nella truffa, nell'esperienza di truffa che ancora è viva dentro di te ed è presente, quindi te la può sicuramente modificare come rappresentazione se associata anche ove necessario. Non tutti devono andare dal vittimologo, psicoterapeuta a lavorare per superare il trauma. Ci sono situazioni in cui le persone per fortuna superano queste esperienze anche solo grazie all'esperienza stessa gruppale dell'associazione, altre volte invece in cui c'è bisogno di questo doppio accompagnamento dell'anziano. Quindi possiamo dire che questo format teatrale è sicuramente uno strumento potentissimo di prevenzione alle truffe agli anziani, quindi sicuramente ringraziamo anche le persone che lavorano nell'associazione, non solo pensionati, ma mi sento di dire anche ulteriormente che da questa puntata emerge il fatto che la narrazione e l'ascolto siano due fattori fondamentali per far stare i nostri anziani più tranquilli, per farli sentire più protetti, ma soprattutto per ottenere una condizione di benessere che probabilmente a seguito di una truffa hanno perso. Vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo Daniele Ceresa, appunto presidente dell'Associazione Non Solo Pensionati, per grazie la sua testimonianza e soprattutto per quello che fanno per la nostra comunità. Ringraziamo il professor Tony Giorgi per il suo intervento, ringraziamo tutti voi di averci seguito e vi aspettiamo alla prossima puntata.